Allora, siamo con Mister Andreucci, come ogni sabato, qui allo stadio Agnolino Ballarina di Chioggia per presentare la partita di domani, il campionato. L'Unione Clodiense sarà ospite del Montebelluna, il San Vigilio, uno stadio notoriamente non facilissimo per i nostri colori. Quali sono le ultime? Mister, per la partita di domani. Allora, per quanto riguarda la rosa dei giocatori, abbiamo Calabrese squalificato, e per il resto sono tutti i ragazzi sono a disposizione, compreso Rossi che questa settimana è rientrato in gruppo. Una trasferta che sappiamo sempre insidiosa contro una squadra che sicuramente ha dei valori tecnici, una squadra ben allenata che anche domenica a Montecchio ha giocato un'ottima gara, per cui una trasferta in cui dovremo dare il meglio di noi sotto tutti i profili, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma anche come mentalità dovremo dimostrare di esserci, perché il Montebellone è una squadra che sta lottando sì per retrocedere, ma ha ottime qualità. Ci sono queste cose strane nel calcio, a volte ci sono dei campi, degli stadi dove non si sa per quale motivo c'è sempre qualche difficoltà e Montebelluna è uno di questi, però. No, io credo che insomma, Montebelluna è un campo, è uno stadio anche storico, perché poi su quel campo sono nati tanti giocatori, mi viene in mente Serena, Buso, tantissimi, tantissimi ragazzi che sono usciti da quel vivaio e da quel settore giovanile. E anche ora possono contare su dei giovani veramente interessanti, per cui è una di quelle società, nel panorama veneto, direi che è una di quelle società che ha fatto la storia del calcio veneto. Ed è normale che andare a giocare là è sempre un impegno, no? Lo abbiamo visto anche nell'ultima gara, nelle ultime partite che hanno fatto in casa, hanno dimostrato sempre il loro valore, sia contro il Levico, che è una diretta concorrente per la salvezza, sia anche contro il Charlins, una partita nella quale hanno meritato poi alla fine un risultato positivo. C'è però un'Union Clodiense in grande ripresa, 10 punti nelle ultime 4 partite, dimostrano che forse il peggio è alle spalle, mister. Ma no, è peggio, noi abbiamo avuto un momento sicuramente negativo che è coinciso con delle situazioni che si sono create dentro e fuori dal campo, per cui noi ora dobbiamo andare con forza, con determinazione a fare il nostro campionato, e la nostra volontà è quella, come è successo anche l'anno scorso, di essere protagonisti fino alla fine, per cui mancano 11 partite alla fine, sono ancora parecchie, però si va verso il finale di stagione, tutti noi vogliamo dare il meglio di noi stessi per poter, ripeto, ottenere una classifica importante, poter lottare fino all'ultima partita, poter essere protagonisti di un campionato che ci ha visto sempre nelle posizioni di vertice dall'inizio della stagione. Che gara ti aspetti domani, mister? Ma mi aspetto una gara molto bella, una squadra che sotto il profilo della costruzione del gioco è una squadra molto interessante, una squadra che propone delle idee, per cui sicuramente è una squadra che non rifiuta mai di giocare, però mi aspetto anche una gara agonisticamente valida, perché in campo ci sono giocatori da ambo le parti che da questo punto di vista possono determinare i risultati. Senti, pesa essere dietro e non fare la lepre? No, perché noi dobbiamo in ogni caso, sia che noi fossimo davanti o dietro o ancora dietro di altri punti, noi dobbiamo giocare partita per partita cercando di dare il meglio di noi. Questo è il primo obiettivo. Io ho sempre detto ultimamente che noi la classifica non dobbiamo guardarla, perché in questo campionato qui noi dobbiamo dare qualcosa in più. Guardando qualcosa in più in ogni partita sotto il profilo dell'impegno, della determinazione, del cuore. E io quando vedo i miei giocatori che escano e hanno dato tutto, qualsiasi sia la classifica, io sarò sempre alla loro parte. Senti, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, puoi
può essere questo, non questa partita, ma in questo periodo il momento topico della stagione? No, ma è sempre il momento topico di ogni stagione quando si arriva a febbraio, marzo e aprile, per cui non è solamente di questa stagione, perché l'anno scorso il campionato sembrava concluso, poi alla fine non è stato concluso, si è concluso all'ultima partita, per cui è sempre un momento importante per tutte le squadre, per cui tutti cercano di fare risultati, tutti cercano di dare il meglio a loro stessi, di raggiungere i propri obiettivi. Il mercato chiaramente comincia a dare i suoi risultati, nel senso che i giocatori che in ogni squadra sono arrivati a gennaio, dopo un periodo di ambientamento, anche ora cercheranno in tutte le squadre di dare il loro meglio, per cui è sicuramente un momento cruciale della stagione, ma come sempre. E ci sono i nuovi che si stanno inserendo molto bene. No, ma qua da noi, anche noi abbiamo dovuto cambiare molto, qualche situazione in maniera volontaria, in altre in maniera involontaria, però i ragazzi che sono venuti qua si stanno inserendo alla grande in questo gruppo, aiutati, ripeto, da un gruppo storico che già l'anno scorso ha fatto un grande campionato e quest'anno si sta ripetendo. Ok, Andrea, non so. Va bene così. Ok, allora ricordiamo domani, sempre alle 14:30, fino a quando non cambia l'ora, quindi insomma, fino alle 14:30 a Montebelluna, allo stadio San Vigilio, Montebelluna, Unione Clodiense, partita sicuramente da vivere con tutto il fiato per tutti i 90. Esatto. Ok, grazie mister. Grazie a voi, grazie a tutti gli sportivi. Grazie. Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì, per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.